E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, siamo finalmente sull'ultima fase del contest insieme ai 5 partecipanti, che in realtà non sono 5, adesso vi spiegherò anche perché, che sono riusciti ad arrivare alla fase finale. Salutate pure. Ciao. Qui ne vedete solamente due perché purtroppo ragazzi Radar non è riuscito a trovare un PlayStation Plus per entrare in partita, quindi ci seguirà solamente in parti, ma non sarà un problema, anzi. Purtroppo due ragazzi non hanno potuto partecipare perché a uno gli è esplosa la play, tipo non ho ben capito, mentre l'altro ha avuto dei problemi e quindi siamo rimasti in tre. Essenzialmente questo sarà un quiz sulla lore, come già avete letto, come già abbiamo annunciato, e le regole sono molto semplici: saranno 15 domande più 5 eventualmente in caso ci fossero situazioni di parità o cose simili. Potranno prenotarsi dicendo i loro nomi, il loro nickname. Ovviamente il primo che si prenoterà avrà la possibilità di rispondere, però se sbaglierà la domanda non potrà più rispondere finché tutti quanti non avranno sbagliato. Ovviamente quando uno indovina si passa alla domanda successiva e niente, alla fine chi ha azzeccato più domande vince. Facciamo una prova della presentazione nomi per evitare problemi. Tipo, dico, la domanda è: come si chiama il nostro canale? Riccio. Ok. No, ho sbagliato, si chiama Cesli. Prima dico tutte le opzioni, poi vi faccio 3, 2, 1 e vi prenotate. Allora, chi è Saint14? A, un potente Vex. B, il capo del consenso. C, il figlio dell'oratore. 3, 2, Wall. non ho finito. 3, 2, 1. Wall. Ho sentito 2. È il figlio dell'oratore ed è anche il primo mentore dell'avanguardia dei titani. Va bene, 1 per Dani. Purtroppo vale solo un punto. Da... Quante sorelle ha Oryx? A, una. B, due. Tre, C, scusate, nessuna. 3, 2, 1. Riccio. Wall. Wall. Riccio. Riccio. Due. Esatto. Quindi uno per Riccio e uno per Dani. Terza domanda, diciamo per quelli un po' più veterani. Come si chiama il centro di ricerca su Venere? A, collettivo Ishtar. B, Clovis Bray. C, il centro dei sette serafini. 3, 2, 1. Riccio. Sentito Collettivo Ishtar. Riccio. Esattamente. Questo era il Destiny 1, ragazzi, se non l'avete fatto, forse è un po' Siete difficile delle da brutte saperlo. persone. Quindi 2 per Riccio e 1 per Dani. Quarta domanda. Tra le divinità dell'alveare, Xol è A, il più potente, B, il più piccolo, C, il più malvagio. 3, 2, 1. Dual. Riccio. Io ho sentito Riccio di un'altra volta torno. Riccio. Il più piccolo. Sì. Vabbè, è un mostro Riccio. Quindi 3 per Riccio e 1 per Dani. Come viene chiamato Toland? A, il distrutto. B, l'infranto. C, l'infetto. 3, 2, 1. Dual. Dual. Cipolla? Io ho sentito dual. Dual. Io ho sentito L'hai cipolla. detto. Ah, tipo Io pure, sinceramente. Per me è la cipolla. Bella cipolla. Chi è che ha detto Dual. cipolla? Scusate. No, ho detto wall. Ah, ok. Allora io ho Ah, sentito wall, wall. io ho sentito Allora è prima wall. wall, ho sentito, infatti. No, avevo Cipolla, capito vabbè. dual wall, sai, un po' Ho capito differente. cipolla davvero. Allora chi è che deve rispondere io? Wall, wall. Wall. Oh, l'infranto. Esattamente. Ok. Quindi uno per Dani, tre per Riccio e uno per Wall. Facciamo che Dani tu dici Dani, perché sennò tra Dual e Wall ci sconfondiamo. Viene fuori Effettivamente. cipolla. Hai domanda 6. Come si chiamano gli agenti di Uldrensov? A, i corvi. B, le aquile. C, i falchi. 3, 2, 1. Dani. Riccio. Io ho sentito Dani. Dani. Vai, dai, I fallo. corvi. Dai, sì. Adesso Esattamente, ma siete preparati, eh? Pensavo fosse chissà che, invece. siamo ancora decidere. Quindi 2 per Dani, 1 per Wall e 3 per Riccio. Allora, questa non è proprio lore, però vabbè. Qual è il numero preferito da Bungie? 3, 7 o non ha un numero preferito? 3, 2, 1. Riccio. Dani. Riccio. Riccio. Esattamente, 7. E Quindi casualmente era la domanda 7. è vero, non ci avevo pensato. 8, questa è carina, questa è molto carina. E viene da Destiny 2, quindi partiamo Ah tutti sì, ed è uguali. difficile soprattutto. Numero 8. River viene descritta come una creatura dalle zampe di gallina, toro, tigre. 3, 2, 1. Dani. 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 Era già tigre, giusto?
Sì. Sì, è la sigla. Questa era in trionfi, quindi se non l'avete letta. Questa non ero sicuro. Questa era difficilotta. Aspetta, che non riesco a mettere punto Dani. Ok, fatto. 2 per Dani, 4 per Riccio e 1 per Wall. No, 3 per Dani. 3 per Dani, ok, sorry. Come si chiama la patologia che induce gli ex al suicidio? A. Sindrome post-traumatica da trasferimento. B. Disturbo dissociativo exomentale. C. Ruggine della mente. 3, 2, 1. Riccio. Walla. Riccio. La B mi sembra. Cioè? È il... me la puoi ripetere? Che non... Disturbo dissociativo exomentale? Quella lì, sì. Ok, sì. Sì. No. Riccio è preparatissimo. Non sbaglio nessuno. Infatti sì, sbagliate. Vai. Vai, domanda 10. Chi ha staccato il braccio ad Asher Mir? A. Brachion. B. Atheon. C. Proteon. 3, 2, 1. Dani. Riccio. Dani. 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 Brachion, mente della Genesi. Pure il sottotitolo. Siamo 5-4 per Dani. No, per Riccio. No, per Riccio. Anche questa è abbastanza facile, se avete fatto anche la quest. Vabbè, sì. Chi era Dradgan Yor? Il creatore del malvagio karma, il creatore del cattivo condotta o il creatore della culeo? 3, 2, 1. Riccio. Dani. Walla. Riccio. È il creatore della culeo. Esattamente. Beh, questa era abbastanza facile, dai. Questa, la prossima, è abbastanza difficilotta, eh? Non è proprio intuibile. Allora, di cosa si nutre il verme di Xivorat? Disperazione, guerra, solitudine. 3, 2, 1. Dani. Riccio. Riccio. Guerra, se non sbaglio. Vabbè, ma è preparatissimo. Ma no, cioè, ti sei andato a leggere i libri del dolore. Non lo so io. No, perché sapevo che Xivorat era quella della guerra, quindi. Bravo, bravo. Intuito. Allora, questa ragazzi, sapete, chiudiamo il video, cioè. Allora, a che classe apparteneva Eris Morn prima della discesa nell'abisso? Cacciatori, stregoni o titani? 3, 2, 1. Dani. Dani. Era già cacciatrice. Sì. Cioè, è incredibile, raga. Chi Cage 6 ha nominato come nuovo cacciatore dell'avanguardia? A. Shiro 4. B. Marcus Wren. C. Hawthorne. 3, 2, 1. Dani. Riccio. Dani. No, è stile Riccio, non lo so. 3, 2, 1. Dani. Io sento Dani. Era già Marcus Wren. Sì, bravo, bravo. Quindi siamo 7, 6, 1? 7 a 6, 7, 6. Allora, mi dispiace per Wall, ma ormai è un po' recuperabile. Quindi l'ultima, se la zecca Riccio ha vinto, se la zecca Dani si fa lo spareggio. È molto, ma veramente molto facile. Osiride approva il culto creato in suo nome? Sì, no o in parte? 3, 2, 1. Dani. Dani. Dani, secondo me anche. In parte. No. 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 Primo errore. Addirittura. Era no. Infatti Riccio ci ha preso. Riccio era preparatissimo, ragazzi. Non me l'aspettavo, sinceramente. Erano tutti disperati quando ho detto loro. Invece, cioè, ne avete sbagliato solamente una. Potevamo andare agli spareggi, che sarebbe stato carino. Va bene, quindi complimenti a Riccio. Grazie. Adesso poi adesso ci mettiamo cosa una... vuole aver vinto, però. Ah già, cosa vuole aver vinto? Cade, devo... Zavala ancora? Beh, ovviamente Cade. Beh, mi sembra Cade, anche vabbè, scontato. Adesso ci mettiamo anche d'accordo per spedizione tutto quanto. Grazie mille a tutti e tre per aver partecipato. Complimenti ancora a Riccio. Anche ragazzi a tutti quelli che non sono riusciti ad arrivare alla fase finale. Grazie per aver partecipato lo stesso. E io direi, ragazzi, che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo. Fate stessimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Io sono Gaul. E la tua luce.